Vorrei aggiungere però una cosa. Nulla muore mai in una vita. Tutto sopravvive. Noi, insieme, viviamo e sopravviviamo. Così, anche ogni cultura è sempre intessuta di sopravvivenze. Nel caso che stiamo ora esaminando, ciò che sopravvive sono quei famosi 2000 anni di Imitatio Christi, quell'irrazionalismo religioso. Non hanno più senso. Appartengono a un altro mondo, negato, rifiutato, superato. Eppure sopravvivono. Sono elementi storicamente morti, ma umanamente vivi, che ci compongono. Mi sembra che sia ingenuo, superficiale, fazioso, negarne o ignorarne l'esistenza. Io, per me, sono anticlericale, non ho mica paura di dirlo, ma so che in me ci sono 2000 anni di cristianesimo. Io, coi miei avi, ho costruito le chiese romaniche, e poi le chiese gotiche, e poi le chiese barocche. Esse sono mio patrimonio, nel contenuto e nello stile. Sarei folle se negassi tale forza potente che è in me, se lasciassi ai preti il monopolio del bene.